Europa. Qui non si può, cioè, vivere così è angosciante, ci si alza al mattino e durante il giorno si ha la preoccupazione anche solo uscire dalla nostra strada. Mercoledì mattina, chi abita attorno all'incrocio tra le vie Schuster, Fermi e Cappuccini a Gallarate si è svegliato con il botto per l'ennesimo incidente. Attorno alle 7.30 alla rotonda lungo l'arteria che porta alla Cetestrada, un'auto si è ribaltata dove soltanto poche settimane fa aveva perso la vita nello scontro con una macchina il motociclista Michele Valente. La polizia locale, lì come lungo diverse strade cittadine a forte scorrimento, sta aumentando i controlli anche con l'autovelox, ma i residenti chiedono provvedimenti strutturali in questa parte della città per ridurre i pericoli. Che la sera o di giorno questa rotonda qua è pericolosissima perché arrivano a manetta, non si fermano. Ieri sera ero fuori qua con i cani, è arrivato uno con uno scooter di là, ma è sfrecciato come un... ma andava forse a 80-90 all'ora senza neanche fermarsi. Bisognerebbe intervenire con urgenza su queste cose qua.